Vegetazione, rifiuti e degrado, il sistema delle mura e delle torri di Como mostra con sempre maggiore evidenza i segni del tempo e dell'incuria. È di pochi giorni fa la notizia dell'affidamento ad una ditta esterna da parte del comune di Como di svolgere una relazione tecnica sullo stato delle mura cittadine al fine di valutare la stabilità e l'integrità delle murature e verificare se sussistono le condizioni di sicurezza idonee a consentire l'uso delle aree sottostanti e limitrofe. Da tempo, infatti, le mura versano in una condizione di incuria. Ne è la prova quanto accaduto lo scorso mese di aprile. Una pietra di poco meno di 1 chilo si è staccata dalla torre San Vitale, finendo sul parabrezza del furgone di un ambulante, distruggendolo. A contestare il tardivo intervento da parte dell'amministrazione è stato il consigliere della lista rapinese sindaco Fulvio Ansaldo. Il fatto stesso che ci si muova soltanto adesso per fare questo tipo di verifica sulle mura cittadine, che sono un bene prezioso, mi sembra piuttosto singolare. Secondo il consigliere, occorrerebbe infatti ispezionare non soltanto la Torre Vitale, ma anche le altre torri che compongono la cinta muraria. Infine, a replicare al consigliere Ansaldo e l'assessore ai lavori pubblici del comune, Pierangelo Gervasoni. Abbiamo dato un incarico di 20.000 euro, che però è un primo incarico perché abbiamo agito con urgenza. Però ha assolutamente ragione, bisognerà in seguito, bisognerà sicuramente dare seguito a questo incarico con altri incarichi per la verifica, non solo della Torre San Vitale, ma anche delle altre torri. Però le ricordo che nel 2019 gli uffici avevano fatto una verifica su tutte le torri. Il 27 e il 28 giugno la ditta incaricata inizierà le ispezioni per verificare lo stato di sicurezza.